Il modulo 1. Le misure. Unità 1. Misure ed errori. Andiamo a vedere quali sono le conoscenze e le abilità. Definizione di grandezza fisica. Concetto di unità di misure e di misurazione. Caratteristiche principali del Sistema Internazionale di Unità di Misura. Significato di incertezza ed errore relativo. Queste sono le conoscenze che dovremo acquisire. Abilità. Scrittura di una misura. Calcolo dell'errore relativo. Valutazione della precisione di una misura. Determinazione della sensibilità di uno strumento. La fisica attorno a noi. Nell'immagine puoi vedere un geometra che sta misurando le dimensioni di un ambiente con un distanziometro laser. Si tratta di uno strumento estremamente utile per misurare lunghezze in ambito edile, nella costruzione di case, ponti, centri commerciali e così via, strutture di fondamentale importanza nella nostra vita quotidiana. Che cosa succederebbe se improvvisamente nel mondo sparissero le misure? Prova a pensare. Gli orologi non ci sarebbero più e gli appuntamenti sarebbero poco precisi. Dovresti comprare frutta e verdura con pezzature casuali. Le case di cui parlavamo prima verrebbero costruite a occhio. Nel tuo smartphone potresti inserire batterie non adatte che magari lo danneggiano per sempre. Avendo nel motociclo un tachimetro senza numero, non sapresti se stai andando troppo veloce. Prova a immaginare tu stesso altre situazioni analoghe. In definitiva, sarebbe un vero e proprio incubo, come talvolta capita in certi racconti di fantascienza o dell'orrore. Dunque, possiamo concludere che, per quanto talvolta possono sembrare ossessive, non potremmo davvero fare a meno delle misure. Qui viene suggerita di cercare un'applicazione per il tuo smartphone o tablet che ti consenta di usarlo come distanziometro e grazie a esso effettuare delle rilevazioni. Quando è distante un'automobile, una casa, il tuo compagno o compagna e così via. Poi qui abbiamo a disposizione questa tabella, proviamo a completarla. Qui vediamo uno strumento, allora rispondiamo dove eventualmente abbiamo già avuto modo di vedere questo strumento. Che cosa può essere e a cosa può servire? Qui addirittura ci dà un'informazione, pressione degli pneumatici e ci dà delle indicazioni. Quest'altro strumento ci dice che probabilmente è stato visto in cucina, allora scriviamo cos'è e cosa misura. Qui invece ci dice che misura la radioattività. E questo invece magari l'abbiamo visto in aeroporto. Bene, completiamo la tabella. Se qualcuno di voi non ha proprio tutta questa voglia, vediamo quali sono, possiamo vedere le soluzioni. Allora, come vedete, questo l'abbiamo visto in un distributore di benzina, ma anche presso un'officina meccanica. È un manometro e misura la pressione degli pneumatici. Questo lo abbiamo sicuramente visto forse in cucina, è un termometro per alimenti e misura la temperatura dei cibi. Questo è uno strumento un pochino più complicato da vedere, questo reportage sugli incidenti nucleari, è un contatore Geiger e misura la radioattività. Questo sicuramente forse l'abbiamo visto in aeroporto, bilancio pesa bagagli e pesa la valigia.